paese che vai è a Subiaco, culla della stampa e del monachesimo benedettino. Scopriamolo insieme! Grazie, buongiorno, ci contestualizzi il borgo. Buongiorno Valeria e benvenuti. Siamo nella città di Subiaco, una città in provincia di Roma, vicino alla nostra capitale. Una città importante a livello storico, artistico e religioso, grazie alla presenza dei monasteri benedettini che sono conosciuti in tutto il mondo. Ma Subiaco è il cuore pulsante della Valle dell'Aniene. È un cuore pulsante perché vive in questo territorio così importante. E Valle dell'Aniene perché? Perché deriva dal fiume Aniene che attraversa il nostro territorio. Un fiume lungo 98 chilometri e il secondo affluente del Tevere. Quindi insomma stiamo in una zona bellissima dal punto di vista naturalistico. Inoltre la nostra città si trova nell'area più estesa e protetta del Lazio, il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Un parco immenso, dove ci sono moltissimi sentieri e questa è un'attrazione per chi ama vivere all'aria aperta, quindi è possibile fare escursionismo, arrampicata sportiva, orienteering, andare in mountain bike, quindi fare molte attività sportive e in più sulle acque preziose del nostro fiume Aniene, in scenari mozzafiato è possibile andare in canoa, kayak e anche pescare. Ma non ci sono soltanto queste attività da fare all'aria aperta nella stagione, magari preferibilmente estiva, ma anche in quella invernale, perché noi siamo fortunati, perché abbiamo la montagna della capitale, che è Monte Livata. E raggiungendo Monte Livata, e precisamente a Campo dell'Osso, nel periodo invernale troviamo un percorso da fare di sci di fondo, quindi un percorso dove si manifestano spesso degli eventi a livello nazionale e internazionale. Per lo sci invece di discesa e lo snowboard è possibile utilizzare un percorso ben preciso dove è possibile imparare questi sport in tutta sicurezza. Raggiungendo invece Monna dell'Orso, lì troviamo una sciovia quadriposto che ha servizio di 6 piste che sono di diversa difficoltà, varie e di diversa lunghezza, dai 900 metri ai 1500 metri. E poi è possibile anche in un'altra area ben attrezzata effettuare il freestyle, quindi questo sport così acrobatico. E per gli amanti delle escursioni invernali è possibile fare dei percorsi con le ciaspole oppure dedicarsi allo sci alpino. Quindi insomma abbiamo una ricchezza naturalistica non indifferente. La nostra città di Subiaco è anche la culla, della cultura europea, grazie al monachesimo benedettino, perché San Benedetto ha trascorso più di 30 anni nel nostro territorio e si è rifugiato in uno speco, in una grotta, per trovare quella luce che ha illuminato poi tutta la civiltà europea. Subiaco è anche culla della stampa perché due tipografi allievi dell'orafo e tipografo Gutenberg da Magonza vennero
presso il monastero di Santa Scolastica, dove già vivevano un gruppo di religiosi tedeschi, e loro restarono 3 anni e stamparono una grammatica latina per bambini, il De Civitate Dei di Sant'Agostino e il De Oratore di Cicerone. Subiaco è inserito anche nel club dei borghi più belli d'Italia. Perché? Perché ha condiviso questo progetto di promozione e valorizzazione dei borghi storici italiani, i borghi più piccoli, che hanno tradizioni, cultura, storia che non si conosce. E tra l'altro la nostra città, Subiaco, è inserita nei comuni bandiera arancione perché ha ricevuto questo marchio di qualità sia turistico che ambientale dal Touring Club italiano. E in ultimo, che dire, Subiaco è inserito nella lista di candidatura seriale UNESCO. È iniziato questo processo nel 2016, terminerà probabilmente e sicuramente nel 2026 e allora entreremo a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità. Per quanto riguarda il turismo, stiamo cercando di sostenere un turismo sostenibile, un turismo slow, lento, che è diretto a quei turisti che vogliono immergersi nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni, nella nostra arte e vivere nella città di Subiaco. Ecco che quindi vorremmo proprio rivolgersi a un turismo sostenibile che possa attirare tutti coloro che sono interessati a riscoprire la storia, le tradizioni dei borghi più belli d'Italia. Rocca medievale, conosciuta anche come Rocca dei Borgia, fondata alla fine dell'XI secolo dall'abate Giovanni V, e sono con Valerio, mio omonimo. Dici qualcosa di più rispetto a questo luogo rappresentativo di Subiaco? Esatto, noi qui ci troviamo proprio all'interno della Rocca Abbaziale di Subiaco, una struttura millenaria che oggi è proprio emblema, simbolo identificativo della città di Subiaco. Questa struttura, pensate, è stata un'evoluzione continua nei secoli, nata appunto nell'anno 1000 per volere dell'abate Giovanni V da Farfa, come insomma ci accennavi tu, ma era destinata proprio a diventare nei secoli la dimora di tutti gli abati commendatari della città di Subiaco. Fra i più importanti qui sono passati proprio il Torquemada, zio del tristemente noto inquisitore, Rodrigo Borgia, anche lui abate di Subiaco, e proprio qui nella torre dei Borgia daranno alla luce due dei loro figli tre più importanti, Cesare e Lucrezia Borgia. Poi è destinata ad essere anche la residenza privata dell'abate Giovanangelo Braschi, futuro Papa Pio VI. Quest'abate, pensate, è entrato qui a Subiaco come cardinale ed è uscito come papa, e sarà una figura emblematica proprio per la nostra città, perché comunque la eleverà proprio al rango di città. Questo paese gliene sarà eternamente grato e vorrà far erigere proprio in suo onore il grande arco trionfale in travertino bianco che si vede entrando a Subiaco, una delle porte urbiche appunto del nostro paese. Inoltre Subiaco ha una storia molto più antica di quella della Rocca Abbaziale. Le origini di Subiaco, pensate, derivano proprio dal primo secolo d.C., perché qui proprio nella nostra città, intorno al primo secolo, verrà eretta e intorno al 58, poco prima insomma del 60, la villa imperiale neroniana. Una villa che nel primo secolo si estendeva per oltre 75 ettari, una villa non interamente edificata ma con uno schema molto simile a quello di Villa Adriana a Tivoli, quindi suddivisa su vari padiglioni. Una villa che sarà molto sfortunata perché verrà molto presto abbandonata e quindi i marmi verranno molto presto utilizzati come materiale da recupero. Uno fra i tanti sarà proprio San Benedetto, per realizzare i suoi 13 monasteri. Di questi oggi ne rimane solamente uno in tutto il mondo. Distrutti dai saraceni, se non In parte tra i saraceni e in parte con i terremoti.
Diciamo l'ultimo è andato perduto intorno al 1300, che si trovava negli attuali ruderi della villa di Nerone. Era la casa madre, l'abbazia di San Clemente. Oggi ne rimane solamente uno, l'abbazia di Santa Scolastica, il protocenobio benedettino. Che poi vedremo insieme. Eccoci Valeria, noi ci troviamo proprio in una delle principali arterie medievali della città di Subiaco. Questa, pensate, strada veniva percorsa fra il 3 e il 400 proprio per portare i viandanti presso la Rocca Abbaziale. Quella che si trova alle tue spalle è la casa del Torquemada, come ti accennavo prima, sopra la rocca, zio del tristemente noto inquisitore, che ha abitato qui mentre stava redigendo lo storico statuto sublacense, quindi paragonabile ad una sorta di nostra Magna Carta, che prevedeva proprio una serie di concessioni e leggi rivolte alla città di Subiaco. Queste sono delle bifore, vero? Esatto, sono delle finestre bifore, autentiche naturalmente, non sono mai state sostituite o rimaneggiate, o quantomeno in minima parte, e questa sala ha il nome di Piazza Pietra Sprecata. Perché a questo punto? Perché è una leggenda, ma leggenda vuole che tutto il materiale necessario per la costruzione di questa piazzetta fosse stato ottenuto con tutto il materiale di scarto per la costruzione della Rocca Abbaziale di Subiaco. L'elemento proprio caratteristico è quella piccola edicola alle vostre spalle, con un piccolo arco gotico, e sul quale è collocata poi un'antica edicola, dove c'è la Madonnina della Pietà, un'edicola settecentesca però. Dove siamo adesso? Siamo nel cuore del borgo degli opifici. Questo storicamente era proprio il motore della città di Subiaco, perché tutta l'economia veniva proprio da questo piccolo viottolo. Qui storicamente si congiungevano più strade che oggi portano il nome proprio degli antichi mestieri del posto. Basti pensare a Via dei Piattari, Via dei Ferrari. Tutti gli artigiani locali. E queste che vediamo alle nostre spalle erano le antiche botteghe. Se noi fossimo passati qui fino a un secolo fa, sicuramente avremmo ancora risentito martellare, insomma, quel fabbro che scaldava il ferro, le antiche ramerie e la lavorazione appunto con il forte odore del cuoio, quindi uno dei posti emblematici proprio della nostra città. Subiaco, abbiamo detto abbondantemente, anche luogo del verde, un paesaggio fortissimo. Sono con Maria di Vivere l'Aniene, in preda alla tempesta, ma a maggior ragione vogliamo raccontare quali sono i modi per fruire questi luoghi, le vostre attività, parlare del vostro collettivo. Ciao Valeria e buongiorno a tutti, io sono Maria e oggi sto rappresentando appunto la nostra società sportiva, una società outdoor che si occupa di sport appunto outdoor. Nello specifico siamo nati come centro rafting ormai più di 15 anni fa. L'idea del rafting è partita da un gruppo di ragazzi propositivi, amanti del loro territorio, del loro fiume. Noi abbiamo un fiume meraviglioso che oggi purtroppo non rende giustizia a quelli che sono i colori che invece certo. Siamo abituati a vedere appunto. Il centro rafting offre attività per tutti, perché il nostro fiume è un fiume molto bello, è un fiume molto vicino alla fonte. Adesso siamo diciamo in un momento di bassa portata, perché è un fiume che è caratterizzato da una portata più forte nei periodi primaverili fino a metà dell'estate, per poi invece abbassarsi nel corso dell'autunno-inverno.
rafting nella versione soft, è un'attività che proponiamo veramente a tutti, quindi la nostra peculiarità è proprio che possiamo proporre le nostre attività a tutti. Esatto, avvicinare a questo tipo di momenti quegli utenti che per loro natura non sono insomma soliti. Assolutamente sì. Assolutamente sì, è un turismo di tipo familiare che permette anche ai bambini a partire dai 2 anni, quando il fiume è più basso, con le famiglie. Facciamo attività per le scuole, appunto con il rafting nella versione soft, ma possiamo proporre anche delle attività più sprint per chi cerchi invece una cosa un po' più dinamica. Certo, gli sportivi, esatto. Insomma, gli amanti di questo filone. Ne abbiamo un po' per tutti, abbiamo quindi un rafting nella versione power, facciamo discese in packraft che è un mezzo singolo gonfiabile simile al kayak che permette di navigare i 5 km di percorso su cui noi lavoriamo. Nel laghetto di San Benedetto, che è qui vicino, a circa 3 km, un ambiente naturale, un laghetto naturale bellissimo, facciamo attività di canyoning o torrentismo, che adesso è un'attività che va molto tra i giovani e anche meno giovani, teleferiche, calate in corda, gole che si appunto possono, si può entrare in queste gole attraverso appunto queste corde e questi passaggi zipline che rendono l'attività veramente, veramente molto adrenalinica, ma al contempo adatta un po' a tutti. Accessibile, sì. Esatto, anche per sensibilizzare veramente, al di là no, di tutta la retorica riguardo l'ambiente e lo sport, sì. Effettivamente voi ci insegnate, no, che spesso nel quotidiano, e penso anche ai nostri telespettatori più anziani, questo tipo di attività e di paesaggi possono essere vissute come un qualcosa, percepite come un qualcosa di lontano da sé, dalla propria casa, eccetera, eccetera. Invece proprio i sublacensi ci insegnano e ci dimostrano, essendo calati all'interno di questo territorio, come in realtà sia qualcosa di estremamente semplice. Assolutamente sì, ripeto, sono attività che vengono in proporzione fatte fare a tutte le categorie di persone che vogliono provare a vivere il fiume dall'interno. Il fiume per noi ha un'importanza storica, un'importanza territoriale, di cultura veramente, veramente forte. Il nostro fiume è il fiume Aniene, ma noi del territorio siamo soliti chiamarlo fiume, senza neanche un articolo, senza neanche il nome, perché per noi il fiume è stato da tempi immemori, da sempre, e lo è tuttora, vita. Subiaco è nota non solo per i suoi percorsi spirituali, per essere culla del monachesimo benedettino, ma anche per un'arte antichissima e nobilissima, che è quella della carta. Io sono qui con Marco Orlandi. Ciao, benvenuta. Un artista, operatore culturale, ideatore e direttore del Borgo dei Cartai. Un museo vivo, Marco, un luogo del sapere e del fare,
che non si occupa solo di divulgazione di quest'arte, ma che fa vivere anche delle esperienze. C'è proprio un museo produttivo dove l'utente può direttamente, no? Noi sì, lo abbiamo definito un museo immersivo. Esatto. Perché insomma siamo andati in giro ovunque in Europa a visitare musei, anche in Italia, e non ci è mai piaciuto molto quello che abbiamo visto, ma quelle volte che abbiamo individuato qualcosa, insomma, abbiamo cercato di trasferirlo qui e ci siamo preoccupati di fare un opificio museo, perché noi produciamo carta a mano di altissima qualità in virtù della storia della cartiera, che diremo. E poi siamo invece un centro di formazione, arti e mestieri, di esperienze didattiche per le scuole, insomma un po' di cose molto interessanti che si riallacciano naturalmente alla storia della città, che parte dal monachesimo. Attraverso il monachesimo Subiaco diventa un centro piuttosto importante in Europa. Certo. Oltre ad essere la culla del monachesimo, diventa proprio il centro di riferimento, tanto è vero che quando Gutenberg inventa la stampa a caratteri mobili, due suoi allievi, anziché andare in una delle grandi capitali europee, nelle grandi città, insomma, di movimenti economici, di cultura, nel 1463 vengono a Subiaco. Quindi innestano la prima tipografia italiana, il libro come noi lo conosciamo oggi nasce qui a Subiaco, quindi fatto in quel modo. Cosa interessantissima è che loro inventano una font tipografica per dissimulare la tecnica, perché come ogni invenzione, l'invenzione della stampa era una cosa demoniaca. Puoi immaginare all'epoca, 500 anni fa, no? Quindi loro inventano una font tipografica che unisce le maiuscole gotiche con le minuscole romaniche e nasce il Sublacense Real, che noi abbiamo la fortuna di aver digitalizzato e di usare come il nostro laboratorio. Quindi, a seguito dell'invenzione della stampa, serve molta carta, comincia a servire molta carta, perché si fa un libro in pochissimo tempo, in un anno si fanno anche 300-400 copie di libri, quindi comincia a servire carta, e Sisto V si fa la sua cartiera. 1587 nasce la cartiera di Subiaco, gloriosa, importante, che fornisce l'Archivio Vaticano, e chiude nel 2004, chiude una cartiera centenaria, e quindi nasce l'esigenza di riallacciarsi a quella storia importante. Certo. E da questa storia nasce il Borgo dei Cartai.
tipo di fruizione. Vengono qui e partecipano alle attività delle quali stiamo parlando, soprattutto gli autoctoni o... Allora, questo ci interessa molto, questo aspetto. Noi abbiamo un'utenza da ogni parte d'Italia, anche stranieri, soprattutto stranieri da pochissimo tempo. Si tratta di un'esperienza proprio, loro partecipano alla creazione del foglio di carta, poi vedremo come si fa. Una piccola grande cosa. E quindi per un turismo così, diciamo, di passaggio, l'esperienza è quella di una dimostrazione, di una piccola dimostrazione, mentre la parte didattica che ci affascina, quella scolastica, quella dei gruppi anche di adulti, e i bambini realizzano proprio un manufatto, quindi partono dalla carta, poi lo rilegano, poi ne fanno un'esperienza di stampa a caratteri mobili, abbiamo un piccolo laboratorio di stampa a caratteri mobili, e poi fanno calligrafia, fanno il pop-up, fanno incisione, insomma. E quindi si sta in un luogo che non è un'esperienza museale così di fruizione solo estetica, passiva, diciamo. Ma si partecipa proprio all'attività lavorativa, perché poi noi produciamo una delle migliori carte italiane. Lo facciamo in una piccola dimensione, una piccola misura, ma insomma una carta piuttosto importante, bella, profumata. Con che amore lo dice, se lo fa sentire questo. Siamo orgogliosi di questo, sì. E adesso stiamo preparando anche un'attività per riuscire a far lavorare i nostri ragazzi, una prospettiva di lavoro, quindi apriremo stiamo aprendo l'e-shop. Ok. E abbiamo diverse collaborazioni. Esatto, quindi... anche rispetto al teatro che è stato recentemente riqualificato qui in Borgo. Il teatro Na. Esatto. Narzio, Parri del Narzio. Esatto. Sì. O qualsiasi altro tipo di soggetto, anche al di fuori di Subiaco. Quanto vi interessa, fino a che punto vi interessa ed è fattibile organizzare, sempre seguendo il fil rouge della carta, sì. della scrittura e di tutti i suoi supporti, attivare anche attività, che ne so, di reading, di lettura collettiva, no? Attività delle quali poi anche io personalmente vivo. Stai sollecitando una cosa alla quale teniamo molto. Questo luogo è stato più volte utilizzato per la presentazione di testi, per fare dei reading, abbiamo fatto delle esperienze fantastiche, abbiamo fatto la cena alla carta in questo posto. E poi abbiamo una collaborazione diffusissima con le università, con le accademie, un partenariato con l'Orto Botanico, e quindi siamo totalmente aperti alle esperienze di collettività e della comunità, insomma siamo... Con un certo orgoglio, diciamo, una eccellenza del territorio, e quindi a noi fanno riferimento anche le altre attività, le altre associazioni con le quali abbiamo collaborazioni importanti. Siete un'istituzione ed è questo conclamato, insomma, riconosciuto sul territorio. La storia di questo luogo, la tua personale biografia parlano da sé. Un'altra cosa che voglio raccontare assolutamente ai telespettatori per contestualizzare, dobbiamo dire che il Borgo dei Cartai va a inserirsi in una rete un po' più estesa sublacense del filone carta, che per voi probabilmente è una cosa anche scontata, ma dall'esterno non è così leggibile, e parlo del Max all'interno della Rocca Abbaziale e della biblioteca, della mostra permanente, insomma, del Monastero di Santa Scolastica. Sì, diciamo che c'è un'interazione abbastanza importante. Effettiva, sì. O no? Noi per esempio abbiamo collaborato, alla biblioteca troverai un laboratorio di stampa, anzi un inciso assolutamente importante. Certo, tutto questo nasce per l'idea primordiale di un grande personaggio della nostra città che si chiamava Gianni Meroni, che è scomparso da poco, e a lui dobbiamo questo incipit fondamentale. Io sono suo nipote, quindi okay. Ho vissuto con lui, e l'amore per queste cose nasce dalla sua viva esperienza pratica di collegamento con la storia. Quindi grazie a lui abbiamo realizzato un laboratorio della stampa e della carta nella biblioteca comunale,
Abbiamo contribuito all'allestimento e alla costruzione del museo del Max, che nasce per volontà della nostra associazione. Esatto. La cosa che ci tenevamo, noi abbiamo un'attività scientifica molto importante, questa nostra associazione. Noi siamo partner dell'Orto Botanico per un progetto di carta piantabile e di carta aromatica. Che bello! Poi siamo partner dell'Accademia di Belle Arti per la progettazione di un sistema che consenta alla cultura di fare economia. Siamo partner, insomma, abbiamo una rete di relazione importante con il mondo accademico, nel mondo imprenditoriale e con le maestranze. Questo è il luogo a cui fanno riferimento rilegatori, cartai, incisori, calligrafi. Insomma, ci riteniamo un punto, diciamo, linker. Ecco, siamo dei linker. Esatto, esatto. Fate lo sforzo di tenere tutti i pezzi insieme, ecco, tutti i pezzi del puzzle insieme. Sì, sì. Anche perché abbiamo scoperto che è la rete quella che fa la differenza. Cioè nessuna Margherita fa primavera da sola. Esatto, nel senso, se tu non hai una rete che ti supporta, per esempio, dobbiamo ringraziare tutti gli artigiani della città che ci hanno dato una mano, i fabbri, i falegnami. Okay. Questo va detto, insomma, no? Abbiamo delle persone che non nominiamo, sono tantissime, ma anche chi ci fa l'impianto luce. Si è creata intorno a questa realtà una buona aurea. Chiudiamo con questo aspetto. Tu prima parlavi di onore al merito, uno stare sul pezzo anche con la digitalizzazione, no? Quindi fedeli alla carta, però appunto sempre poi stando nel tempo, avendo un senso del presente. Ti chiedo, la carta sopravvive come un divino anacronismo, l'editoria resiste ancora nel 2024, c'è un mercato anche in rialzo, ci dicono. Abbiamo i dati, tutto quello che vuoi. Esatto, ti chiedo, senza grandi numeri, certo, certo. Per quelle che sono le tue competenze, il digitale è la nuova frontiera o l'oggetto libro allora, deve resistere? Le cose sopravvivono se sopravvivono nella mente degli esseri umani e nelle sensazioni e nelle emozioni degli esseri umani. Io ho scoperto che finché c'è un essere umano che prova sensazione, che prova un'emozione nel tocco della carta, nella lettura di un libro, questa cosa rimarrà. Certo, se noi costruiamo un mondo nel quale tutto questo viene meno, è una questione semplicemente di tempo. A questo proposito devo annunciare che abbiamo vinto un bando per la digitalizzazione, per l'innovazione digitale, quindi questo museo sarà un esperimento digitale importantissimo, renderemo la fruizione del museo anche all'esterno, soprattutto per un intervento sociale, insomma non ci interessa molto l'avanguardia tecnologica, ci interessa la partecipazione per esempio dei disabili, per esempio delle persone lontane. Quindi noi siamo dentro, questo luogo ha ospitato una settimana fa un convegno molto importante a quale ha partecipato il Ministero dell'Istruzione di Calter su come arginare o meglio integrare il discorso tecnologico digitale, che possa essere esatto uno strumento e non la morte. Intanto non possiamo fare, io dico sempre a tutti gli allievi, ai nostri amici, non possiamo fare a meno di quello che accade, non possiamo essere argine ad un mare che però rompe prepotentemente. Però quello che fa la differenza è come noi portiamo nel futuro le nostre esperienze, quindi noi le conserviamo. Cioè questo è reale, questo è vero, certo. Chi viene da noi prova un'emozione vera, insomma, portano le famiglie, i bambini portano i loro genitori, cioè si costruisce in questo modo, credo. Un'esperienza diretta, concreta, ecco, che voi sicuramente portate avanti e porterete avanti sempre meglio, ne siamo certi. Grazie. Assolutamente Marco. Sì, grazie a voi. E grazie anche a tutta la squadra che porta avanti questi spazi con le sue attività. La cosa interessante che ci piace portare nella nostra esperienza è quella della storia del carattere mobile. Ci siamo preoccupati di allestire un piccolo laboratorio tipografico, una stamperia, ed abbiamo ricostruito la prima pagina del De Oratore, uno dei primi testi stampati a Subiaco dai due chierici tedeschi,
1200 pezzettini di piombo e antimonio che costruiscono quella che poi, stampata, sarà la prima pagina del testo. Questo è il nostro set di caratteri con i quali insegniamo ai bambini questa tecnica fantastica. La materia prima per la carta è il cotone, che dopo aver macinato nella pena a magli trasferiamo nella tina. E ora assistiamo alla procedura per la realizzazione del foglio. Lo strumento che Antonello ha in mano è la forma, che determina sia la dimensione del foglio che il suo spessore o la sua consistenza. Il momento più importante è questo, nel quale si cerca di dare consistenza alla pasta. Quei micro movimenti che osserviamo sono la cosa più importante del foglio di carta, perché determina il modo con il quale le fibre si tengono insieme. Non c'è nessun collante, nessun tipo di aggregante dentro il pisto, che è una semplice pasta. Il pisto viene depositato su un foglio di feltro ed assume subito la consistenza che poi troveremo nel foglio finito. Il foglio viene depositato in pressa, naturalmente in cartiera si faceva con 500 fogli chiamati la posta, ora nella dimostrazione questo avverrà in forma ridotta. La pressatura durava più o meno una mezza giornata. Con questa operazione viene tolto circa l'85% della carta nel foglio, che subisce poi una asciugatura nello stenditoio.
E continua il percorso della stampa su Blacense. Abbiamo visto il Max, il Borgo dei Cartai con Marco Orlandi e il suo team, e adesso un altro luogo celeberrimo che è il Monastero di Santa Scolastica. Io sono qui con Don Fabrizio e parliamo di biblioteca conosciuta da tanti, a ragion veduta, un luogo abbondantemente raccontato, perché qui abbiamo la prima tipografia d'Italia. Abbiamo detto, qui nasce un po' anche l'Europa, no? Per come la conosciamo noi oggi. Sicuramente una data da cristallizzare nel tempo è il 1465 circa, come anno del primo scritto a caratteri mobili per opera di due tedeschi, Don Fabrizio, dico bene? E da lì poi, insomma, nulla è stato più come prima, è l'inizio di un'altra epoca. Il monastero di Santa Scolastica, che ha anche il titolo di Protocenobio, cioè il primo monastero fondato da San Benedetto nel VI secolo, durante la permanenza di Benedetto a Subiaco, dopo la sua esperienza eremitica, quando comincia a creare questi luoghi dove la comunità che gli si era stretta attorno fa la sua esperienza di ricerca di Dio, di vita spirituale, di preghiere e di lavoro, come poi sarà nei secoli successivi sintetizzata la regola di San Benedetto. Ecco, trova nella biblioteca sicuramente un luogo di memoria, di conservazione, ma anche di valorizzazione, di fruizione di questo sapere, che va avanti dai tempi di Benedetto, perché già lui stesso nella regola prevede la presenza di una biblioteca, da cui i monaci in certi periodi dell'anno ricevono dei libri da leggere, ma ogni giorno hanno dei libri da ascoltare nell'ascolto comune, che tra l'altro, non dimentichiamolo, favoriva anche coloro che tra i monaci potevano non essere a conoscenza, non sapevano leggere o scrivere, e questi allora ce n'erano. Allora l'idea di poter leggere in comune significava dare a tutti la possibilità di accedere a questa comunicazione, che era di tipo spirituale ma anche di tipo culturale. La letteratura antica dei classici era conosciuta e stimata nei monasteri tanto quanto i libri di scienza. In questa piccola esposizione all'interno della biblioteca, unica parte visitabile, perché diciamolo pure, le biblioteche sono luoghi di studio, non di visita, però avendo questi oggetti così belli, questi libri così significativi, si è pensato di istituire questa esposizione permanente, soprattutto con un percorso che va dal manoscritto al libro a stampa e ci concede in questo modo di giungere alla stampa a caratteri mobili, appunto, ai due discepoli di Gutenberg, a questi due tedeschi che giungono qui nel 1465, la prima stampa, insomma, in Italia, fino al 67. Rimangono qui certamente 2 anni, forse anche 3, ma instaurano questa tipografia, perché non è semplicemente una prova di stampa. Loro di ognuna di queste opere ne stampano 275 copie, quindi era sicuramente l'idea di una, sì, di una vera e propria tipografia che potesse anche poi smerciare, vendere. Questo sicuramente anche abbassava i costi, perché un manoscritto costava tantissimo, sia per il materiale, per il supporto pergamenaceo, che era anche molto costoso, ma anche per l'opera degli amanuensi, per gli inchiostri. La stampa a caratteri mobili costituisce un abbattimento di costi e una conoscenza del sapere sicuramente più diffusa, anche se all'inizio non ha attecchito immediatamente, però nel tempo sappiamo che sarà così. In questa piccola esposizione è possibile vedere alcuni manoscritti interessanti. Il più antico manoscritto che conserviamo, che è del X secolo, è un frammento della regola di San Benedetto e altri testi di preghiera, di lettura, miscellanea, anche di musica antica. E poi abbiamo esposto anche un manoscritto acquistato e un manoscritto invece realizzato qui nello scriptorium di Santa Scolastica, che era molto attivo, tra l'altro, soprattutto tra il XII-XIII secolo in avanti. E è interessante perché proprio da questo manoscritto, scritto qui a Subiaco, si tratta di alcune omelie di Origene, i protostampatori tedeschi copiano i caratteri, realizzano i caratteri mobili proprio copiandoli da questo manoscritto. E poi infatti accanto abbiamo il Lattanzio, che giusto il 29 ottobre del 1465
vedeva la luce qui a Subiaco. È un incunabolo interessante, nel suo colophon, nella parte terminale del testo, si legge la data, si legge chi era il Papa del tempo e poi si legge alla fine in Venerabili Monasterio Sublacensi, quindi c'è anche il luogo della stampa. E così si arriva fino all'ultimo testo stampato qui a Subiaco nel 1467, che è il famoso De Civitate Dei di Sant'Agostino, e questo è l'esemplare che da questa biblioteca, che rimane in questa biblioteca fin dal tempo della sua stampa. C'è una nota di possesso che ce lo dice chiaramente. Don Fabrizio, ascolti, al di là di quello che poi noi il filone cartario e della stampa e la narrazione appunto che lei ci sta sapientemente illustrando, questo è su tutto un monastero, no? Quali sono i messaggi di spiritualità, di concentrazione nel 2024, no? Tutto questo sopravvive, resiste come un divino anacronismo, è ancora senso di esistere, sono scelte di vita importantissime, dei luoghi preziosissimi. Le chiedo cosa sente di condividere al riguardo con i nostri telespettatori, quali sentimenti, quali emozioni evocano questi luoghi al di là dell'esposizione permanente e della storia che, insomma, di questi luoghi che prepotentemente esce fuori, quali sono i sentiment che contraddistinguono anche la sua personalissima biografia, se così generoso, no? Da condividere con noi. Ma guardi, in un monastero tutto questo non è vissuto a compartimenti stagni. Esatto. L'aspetto della preghiera, come l'aspetto del lavoro, sia manuale che intellettuale, l'accoglienza, la vita pastorale, l'insegnamento, la predicazione, il lavoro dietro i fornelli, dei campi, come quello fatto nelle scuole, nelle università, è un tutt'uno. Non si può pensare a una vita spirituale, secondo la regola di San Benedetto, che non preveda esattamente tutti questi momenti come tasselli di un unico mosaico. E questo perché San Benedetto predilige, nonostante abbia fatto come prima esperienza quella dell'eremitismo, quello della grotta, della solitudine, dove lui ritrova Dio, ritrova se stesso e da lì poi progetta la vita delle comunità che andrà a fondare, a dirigere, necessariamente la vita benedettina si esprime nella comunità. E allora sono tasselli di quest'unico mosaico non solo le varie attività, ma le varie persone che nella comunità portano avanti queste attività e che la comunità essi stessi compongono. Questo è il bello di una comunità monastica e credo che sia questo oggi il messaggio più bello che possiamo dare, cioè quello della possibilità di condividere insieme un progetto di vita, di guardare insieme verso un ideale, verso una meta. E questo vale per una comunità monastica, vale per la comunità ecclesiale, vale per le famiglie, vale per la società. Al di là di tutto, guardare a una meta comune e cercare di raggiungerla nel rispetto della dignità della persona, nel rispetto delle sue caratteristiche, questo è il messaggio più bello che San Benedetto ci ha lasciato, con quello sguardo particolare al Vangelo. Perché Cristo alla fine questo lo ha realizzato a partire dal piccolo gruppo degli apostoli, perché poi questi a macchia d'olio lo portassero in tutto il mondo. Ecco, la preghiera più bella che Gesù rivolge al Padre è quella dell'unità, affinché siano una cosa sola. Ecco, la comunità monastica nel suo piccolo dà questo messaggio, che se vogliamo è anche un messaggio di speranza e di pace.
al Sacro Speco, da cui nasce tutto il monachesimo occidentale e anche l'Europa, così per come la conosciamo noi, un luogo sicuramente di spiritualità, di raccoglimento, anche di silenzio, un miracolo dell'architettura medievale, dell'ingegneria medievale, perché è incastonato in una parete rocciosa che insomma è conosciuta in tutto il mondo. Valerio, dici qualcosa di più di questi luoghi così speciali? Noi qui ci troviamo proprio nel cuore del monastero di San Benedetto. Questa struttura, insieme a quella di Santa Scolastica, rappresentano proprio l'eredità monastica, l'eredità di Benedetto. Tutto qui nasce per svilupparsi, è stata un'edificazione continua nei secoli, per aggrapparsi alla roccia imperante del Monte D'Aleo, che come vediamo fa addirittura da abside anche la navata stessa. In questo santuario si sono susseguite le più grandi maestranze e scuole di pittura italiane di quegli anni. Qui ad esempio ci troviamo nella Chiesa Superiore e c'è la Scuola Senese, una delle proprio maestranze più in voga di quel tempo. In particolare sopra di noi c'è la Crocifissione, una scena di ispirazione giottesca, molto affollata, pensate, con 67 personaggi, 20 cavalli. La particolarità è proprio che sembra non mancare nessuno, ma se la vediamo molto meglio ci rendiamo conto che manca un'intera categoria di persone. Mancano i cattivi, i soldati romani. Questo perché la Scuola Senese l'ha contestualizzata all'imbasso con i saraceni, che in quel periodo rappresentavano proprio l'acerrimo nemico della cristianità. Particolare è trovare anche la presenza di questo meraviglioso pulpito duecentesco all'entrata della chiesa, che si trova lateralmente e non di fronte dove effettivamente dovrebbe trovarsi il predicatore, perché l'orientamento della navata è stato cambiato nel 1300. L'ingresso originale era rivolto ad est, dove sorgeva il sole. Quindi il pellegrino, appena percorsa la Scala Santa al piano di sotto, come modo di espiazione di tutti i peccati, si sarebbe poi trovato, salendo, il predicatore su questo magnifico pulpito del 200 che stava evangelizzando a tutta la folla. Qui ci troviamo invece nel cuore della chiesa inferiore. Questa chiesa, pensate, è stata decorata finemente nel 200 dalla Scuola Popolare Romana, con il più grande esponente che è stato il Magister Consulus. Apparentemente sembrano scene di ispirazione giottesca, ma qui ci troviamo circa 40 anni prima della nascita del Giotto, quindi il trionfo dei colori, la simmetria dei personaggi è puramente una casualità, una coincidenza. Tutto a ruota qui dentro, attorno alla presenza di una piccola grotta, da dove tutto ha avuto inizio, che oggi rappresenta il vero cuore pulsante dell'abbazia. Dico così perché questa grotta apparentemente innocua è stato il fulcro proprio di tutto il monachesimo occidentale benedettino in Europa, perché la stipula della regola monastica, la famosa Ora et Labora, è nata proprio qui dentro, quando un giorno un giovane di nome Benedetto, un quindicenne, deciderà di punto in bianco di isolarsi proprio complessivamente dal resto del mondo. Impossibile non notare di fronte a noi questa meravigliosa scultura barocca, opera seicentesca di Antonio Raggi, uno degli allievi del Bernini, che abbiamo oggi il privilegio di avere custodita qui dentro. Troviamo di fronte a noi un benedetto adolescente, per questo con lineamenti del viso così delicati, perché quando verrà qui dentro era poco più che un ragazzino, che si trova inoltre in piena estasi, con le braccia serrate sul petto, nel pieno proprio contatto con Dio, nel momento di stipula della sua regola. Con la sua posa sembra quasi ricordarci l'estasi di Santa Teresa, sempre opera del Bernini. Con l'arrivo dei fedeli da tutto il mondo, solitamente si chinavano per baciare il piede del santo. Il piede, quindi, da un punto di vista sia protettivo ma soprattutto igienico, è stato ricoperto da una lastra d'argento, segno appunto votivo dei fedeli. Sopra la testa di Benedetto vedete anche quel piccolo cestino, che oggi rappresenta la presenza silenziosa del monaco romano, perché era proprio grazie a lui che Benedetto viveva. Perché tramite una cordicina dalla parte più alta della montagna e avrebbe poi calato quel piccolo cestino con i beni di primaria necessità, indispensabili alla sua sopravvivenza. Sopra la testa di Benedetto troviamo appese anche 12 lanterne. Sono 12 come il numero delle stelle della nostra bandiera europea, in quanto Benedetto è uno dei santi patroni d'Europa.
ma in realtà hanno anche un doppio significato, è un numero che si ripete più volte, perché saranno 12 come il numero delle abbazie che il santo fonderà qui a Subiaco, che purtroppo verranno distrutte nel corso dei secoli con i terremoti e i vari attacchi dei saraceni. Ma in realtà le abbazie saranno 13, 12 più 1, più la casa madre, l'abbazia di Benedetto. E oggi di queste abbazie, pensate, ne rimane solamente una, l'abbazia di Santa Scolastica, l'abbazia benedettina più antica del mondo. Quella che vedete lì accesa in basso, inoltre, è la fiaccola benedettina, la Pro Pace Europa Una, come simbolo di fede e fratellanza fra tutti i popoli. La lanterna naturalmente non è completa, qui ce n'è solamente un pezzo, un terzo, il basamento. Le altre due parti che la compongono oggi sono collocate nelle città emblematiche di Benedetto, una a Subiaco, la casa madre, una a Norcia e l'ultima a Cassino. Infatti ogni 21 marzo, noi qui a Subiaco festeggiamo il santo il giorno della sua morte, il 21 marzo con l'arrivo della primavera, non l'11 luglio come in tutta Europa, c'è una marcia a piedi fra queste tre città che dura circa due giorni, pronte per riassemblarle qui a Subiaco da dove sono partite. Ottenute inoltre con la fusione di alcune bombe inesplose. Questo perché i bombardamenti del 45 distruggeranno circa il 60-70% della città di Subiaco, quindi molto significativa soprattutto per la gente del posto. Quello che abbiamo di fronte ai nostri occhi è sicuramente l'affresco più prezioso del santuario, la vera effigie di San Francesco d'Assisi. Dico la vera effigie perché questo oggi risulta essere l'unico ritratto al mondo autenticato per il quale il santo d'Assisi ha scelto personalmente di posare, fatto di dimensioni naturali. Pensate, San Francesco non era molto alto, quindi questo ci fa capire in qualche modo la sua reale statura, come fosse realmente una sorta di fotografia medievale. Il santo verrà in visita qui nel monastero, qui a Subiaco, nel 1223, non da solo, ma accompagnato da un suo grandissimo amico, il cardinale Ugolino d'Aostia, futuro Papa Gregorio IX, chiamati tutti e due qui nella città per consacrare questa cappellina dove poi hanno scelto di raffigurarlo. Un'immagine molto diversa dalle solite di Francesco che siamo abituati a vedere, basti pensare a quella più famosa del mondo, quella del Cimabue, che penso tutti conosciamo ad Assisi. Qui c'è un Francesco con il saio grigio cenerino, non quello castano che siamo abituati a vedere, perché l'ordine francescano verrà approvato nel 1224 con Papa Innocenzo III e questo dipinto è un anno precedente all'approvazione del suo stesso ordine, senza aureole e senza stigmate, in quanto Francesco verrà qui come frate, quindi nessun riferimento alla sacralità, e con gli occhi diversi l'uno con l'altro. Non è stato un errore, ma ci fa capire quanto sia stato accurato l'artista nel dipingerlo. Perché quando verrà qui nella città il santo era di ritorno dalla Terra Santa e aveva contratto una brutale infezione agli occhi. Avevano provato ad operarlo alla cornea a Rieti. Quindi vi lascio immaginare l'operazione agli occhi nel Medioevo quanto potessero essere brutali e rimarranno diversi fino al giorno della morte. Ma come vi dicevo, la cosa più importante è trovarlo senza stigmate. Questo perché gli verranno poi in punto di morte nel santuario della Verna intorno al 1227, dove poi finirà i suoi giorni. Ribadisco essere la vera effigie, perché il ritratto del Cimabue ad Assisi è stato realizzato dopo la morte del santo, quindi quando non era più qui sulla terra, mentre il santo verrà qui appunto in visita come fraticello. Qui ci troviamo proprio nella parte più antica del monastero, siamo lungo la Scala Santa. Questa scalinata, questo ambiente, pensate, risale all'XI secolo, realizzato sempre dall'abate Giovanni V da Farfa, lo stesso abate che ha dato avvio nel 1070, anche avvio al cantiere della Rocca Abbaziale di Subiaco. E come tutte le scale sante dovevano però essere percorse in ginocchio, dal basso verso l'alto, per espiare tutti i peccati. Sicuramente vi starete chiedendo perché oggi la percorriamo al contrario. Come vi dicevo, al piano di sopra l'orientamento della chiesa è stato cambiato nel 300. L'ingresso originale era da quella porta dove c'è ancora l'epigrafe e quindi l'ambiente si sarebbe in qualche modo riadattato per permettere poi la costruzione della chiesa superiore. Poi
quella che invece si trova alle tue spalle è una sicuramente delle testimonianze più importanti che abbiamo qui nel monastero. Una parete recentemente restaurata. Quella che si trova dietro di te pensa al trionfo della morte, il memento mori, con il suo motto che in qualche modo ci rammenta che tutti prima o poi dobbiamo morire, dobbiamo lasciare la vita terrena. E questa morte ci voleva ricordare in qualche modo tutte le grandi emozioni che stava vivendo la nostra nazione in quello stesso anno. Un'emozione non troppo diversa da quella che abbiamo vissuto noi qualche anno fa, perché l'Italia si stava preparando a passare uno dei periodi più bui della sua storia, la famosa peste del 300. Quindi noi più di tutti oggi possiamo capire quel forte messaggio. Quella morte ci parla, non in italiano, neanche in latino, ma pensate al volgare fiorentino, quindi un'importantissima testimonianza linguistica, da poco riportata alla luce. Questa morte ci parla e ci dice: io sono colei, la sola, chiamata per dare la morte, e continuerò la mia cavalcata, colpendo e trafiggendo il destino di chiunque vorrò. Dietro di lei quegli anziani signori che la supplicano e la implorano di portarli via con sé, ma lei si rifiuta di ascoltare e vuole trafiggere quel giovane ragazzo che faceva parte della nobiltà. Ce ne accorgiamo non solo dalle vesti molto vistose, ma dal falchetto, uno degli esempi più emblematici di aristocrazia in quel periodo. E li vediamo proprio tutti con gli occhi socchiusi che stanno lasciando la vita terrena. Alle nostre spalle invece c'è una delle parti più intime del monastero, la Grotta dei Pastori, oltre l'Inferriata. È da lì che Benedetto comincerà la sua evangelizzazione, circa 1500 anni fa, alla gente più umile del posto, per questa dedicata a contadini e pastori. La regola benedettina si diffonderà a macchia d'olio, partirà subiaco con l'edificazione di 12 abbazie, oggi ne rimane una. San Placido arriverà nel sud Italia, San Mauro in Germania e in nord Europa, e riusciranno a propagare l'ordine così come era stato pianificato. Benedetto purtroppo però non sarà una persona molto amata dalla gente del posto. A volte ci saranno vari tentativi di avvelenamento, molto spesso anche fra i suoi confratelli, e cercheranno più volte di avvelenarlo. Benedetto però vorrà che tutte le sue abbazie dovranno avere non solo una chiesa, ma anche una biblioteca, il luogo in qualche modo chiave di questi monasteri. Tutto ritorna. Un abate in carica ciascuno e 12 monaci, simbolo delle 12 abbazie. Qui oggi, pensate, ne vivono solamente 3 di monaci, mentre giù a Santa Scolastica è sede regnante dell'arcivescovo, del vescovo, scusate, Meacci, attuale abate ordinario della città di Subiaco, e altri 18 monaci. Quindi solitamente si inizia da lì la vita monastica e poi si arriva qui in santuario. Questo è uno appunto dei luoghi più intimi dell'abbazia. Leggenda vuole che dove sorge questo cortile Benedetto compirà uno dei suoi più grandi miracoli. Storicamente, in seguito ad un forte terremoto, la parte più alta della montagna iniziò a distaccarsi e il più grande costone di roccia lascerà la montagna. Benedetto, citando la frase che vediamo incisa ancora nell'epigrafe, ferma o rupe, non danneggiare i figli miei, riuscirà a solidificare il masso superiore che stava per travolgere la vita al resto della comunità. Naturalmente parte di questi racconti ce li dice Papa Gregorio Magno, Papa Gregorio I, nel suo libro dei dialoghi, che è stato una sorta di biografo di Benedetto, colui che per primo descriverà della vita del santo. Quella che invece vediamo alle nostre spalle è una dei luoghi forse più privati del monastero, una delle famose biblioteche benedettine. Nulla a che vedere naturalmente con quella dell'abbazia di Santa Scolastica, che risulta essere una delle biblioteche più antiche d'Italia. Racchiuse fra quelle mura delle abbazie sono custoditi oltre 100.000 manoscritti, oltre 220 incunaboli e oltre 4.000 manoscritti che con molta cura questi monaci si sono tramandati con l'obiettivo di darli alle generazioni monastiche future. Ma la svolta decisiva avverrà nel 400 grazie all'arrivo appunto di due monaci tedeschi, due allievi del Gutenberg, che vorranno dare una svolta all'attività di minatoria dei monaci amanuensi, impiantando la prima tipografia italiana. Questi luoghi inoltre saranno fonte di ispirazione per molti artisti. Uno fra gli ultimi è stato proprio Umberto Eco, che rivelò proprio all'abate del tempo che lo ispirerà proprio per ambientare uno dei suoi più famosi romanzi, dei manoscritti. Addirittura Petrarca. Il Petrarca. Disse che entrando nell'abbazia, esatto, lo definirà talmente estasiato l'Imen Paradisi. Ma verranno qui altri tra i più famosi personaggi della storia, tra cui anche Papa Pio II, che quando verrà qui nel 400, guardando proprio di come la parte architettonica andò ad avvilupparsi proprio alla parte speronata della montagna, come un nido di rondini.
in qualche modo, e come vi dicevo, è stato fonte di ispirazione per molti dei personaggi che sono passati qui dentro. Siamo al consueto angolo enogastronomico, siamo al Belvedere, luogo rappresentativo di Subiaco e sono con Federica che ci racconta un po' questa realtà a gestione familiare con una storia importantissima. Sì, allora il ristorante è nato nel 1898 dal bisnonno della proprietaria Antonella. Quindi tante generazioni. Sì, come gestione familiare appunto, la sala è un po' più moderna. E nel 1924 è stata rifatta completamente, ristrutturata completamente e lo stile ovviamente è uno stile Liberty come potete ammirare. E durante la Seconda Guerra Mondiale è stato adibito a mensa per gli ufficiali tedeschi, quindi ha sopportato più di una guerra, ecco. E, hanno soggiornato personaggi molto illustri, quindi Ungaretti, soggiornato anche nel Bed and Breakfast, Rossellini, Ingrid Bergman, Re Alfonso XIII. E quindi insomma porta dietro di sé un bagaglio molto, molto importante e si respira un'aria storica in questa sala Liberty. E infatti noi siamo qui per questo, perché sicuramente anche nella cucina, no? Si può gustare questa storia, questi sì, sapori antichi, esatto, che però vediamo voi più giovani di altre generazioni portate avanti con forza. Sì, 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 ci teniamo anche appunto a tenere saldo questo background storico importante e quindi ci rifacciamo a quello per, insomma, per andare poi avanti anche con la cucina. Sono con Giulia, padrona di casa, che insieme al fratello Alessandro appunto e alla sua famiglia, come stiamo vedendo, porta avanti una tradizione antichissima sublacense. Giulia, cosa vediamo qui? Quali piatti rappresentativi dell'enogastronomico? Allora, qui abbiamo solo alcuni dei piatti che insomma portiamo avanti nella nostra cucina. Ci sono vari tipi di pasta, tutte fatte in casa, dalle fettuccine, le pappardelle, gli strozzapreti e i tagliolini, e abbiamo nello specifico una pappardella alla lepre che alterniamo con il cinghiale solitamente in base alla stagione, e le fettuccine alla ciociara e con pomodoro fresco a pezzetti, funghi porcini, piselli e pancetta. I funghi li troviamo anche in questo tagliolino, gli strozzapreti non possono mancare, anche loro fatti a mano, e sono comunque piatti di una tradizione culinaria che portiamo avanti da generazioni e, influenzati ovviamente anche dalla posizione in cui ci troviamo. Infatti la fettuccina alla ciociara, nonostante non siamo in ciociaria ma al confine, e come possiamo vedere tra i secondi abbiamo l'abbacchio scottadito e gli arrosticini, anche questi frutto della vicinanza con l'Abruzzo. E il pappaciucco invece è un piatto che viene appunto da uno stile di vita molto umile, e c'è la pizza fatta con farina di mais e il pappaciucco appunto, che ha questo cavolo nero ripassato in padella con le patate e che vengono mangiati insieme. Poi abbiamo aggiunto dei dolci,
tra cui c'è la crostata di visciole, fatta in casa anche la marmellata con visciole di zona che se ne trovano molte, mandorlini, subiachini, ciambelletti al vino e la maggior parte insomma a base di frutta secca, frutta a guscio. E questa zuppa inglese poi che è uno dei cavalli di battaglia proprio, questo pan di Spagna imbevuto tra il kermes rum e crema pasticcera con scaglie di cioccolata fondente, che è proprio la tradizione, la ricetta della nonna, ecco, anche questo forse influenzato anche dalle tradizioni romane, almeno quantomeno molti clienti romani ritornano un po' indietro nei tempi quando vengono ad assaggiarla. Partendo da Roma, prendere l'autostrada A24 Roma-L'Aquila-Teramo. Fino all'uscita Vicovaro Mandela, superato il casello, girare a sinistra e proseguire sulla strada statale 5 Tiburtina, fino al bivio con Arsoli. Tenersi sulla destra e continuare via Sublacense sino all'ingresso di Subiaco, seguire su corso Cesare Battisti e svoltare a destra su via Carlo Alberto dalla Chiesa. Proseguire fino al termine della strada, parcheggiare e procedere a piedi su una stradina che costeggia il fiume Aniene e che arriva al centro comunale Sport Fluviali. In autobus. Subiaco è collegato a Roma e agli altri comuni limitrofi mediante gli autobus Cotral. Da Roma Capolinea, Ponte Mambolo, metro B, si arriva alla capolinea di Subiaco in circa un'ora. Da qui si prosegue a piedi per circa 300 metri su via Carlo Alberto dalla Chiesa, costeggiando il fiume Aniene verso il centro del paese, fino al centro comunale Sport Fluviali. Gli autobus per Subiaco partono ogni 30 minuti circa. Consulta gli orari sul sito Cotral. Chiudiamo così anche con Subiaco, un borgo contraddistinto dal raccoglimento, da una dimensione di concentrazione e di silenzio. Un borgo sicuramente dalla storia importantissima, abbiamo visto, è super articolata, culla dell'eccellenza cartaria, della scrittura e dei suoi supporti, ma anche un luogo dove la spiritualità ha cambiato poi e definito le sorti d'Europa. Noi chiudiamo così in questa giornata uggiosa. Da Valeria Usai è tutto, alla prossima!